Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio BizQuest con il nostro giovane rampollo qui, Tom, ovviamente, che saltella nel frattempo, il quale siamo arrivati in questo momento in quest'altra città, diciamo tra virgolette. Allora, vediamo un po', ci sono le taglie, qualche cosa l'abbiamo visto, lui dovrebbe essere un venditore se non sbaglio. Parliamoci un attimo, infatti c'è la pozione curativa, i soldi ne abbiamo un bel po'. Allora, capacità pozione curativa, questa è una cosa che potremmo prendere. Impossibile trasportarne di più. Bevanda amara, ok, potenziamento pozione coraggio, capacità pozione coraggio, cote, aumenta tutti i danni inflitti del 5%. Non è che ci abbia granché, però una pozione curativa ce la prendiamo, sì. Di altro per adesso niente. Allora, detto questo, possiamo anche proseguire perché c'è gente che vogliono parlare con noi. Infatti c'è qua già questo qui che, se non sbaglio, si era già messo in mezzo nell'episodio l'ultimo. Da quando il fiume si è prosciugato, le cose sono andate molto male. È successo tutto così in fretta. Ehi tu, se stai andando nella foresta, potresti portarmi un po' di erba curativa? Mia madre peggiora di giorno in giorno e io vorrei prendermi cura di lei. Ok, prendiamoci questa missione. Grazie, non ho molto denaro da dare, spero che questo basti. Raccogli 10 unità di erba curativa. Ok, abbiamo preso una missione dal tizio, da questo Bo. Andiamo a cercare quelle chiavi intanto, perché noi volendo... Ok, volendo abbiamo la possibilità... Allora, la chiave 1 dovrebbe essere da queste parti. Ok, di qua no. Allora, tu cosa ci dici eventualmente? Lars, Iria era davvero un bel posto prima che cominciasse a mancare l'acqua per il raccolto. Ora tutti non fanno altro che cercare di tirare avanti. Ok. Che si chiami Iria la città? Vediamo lui. Parla, da dove vieni? Che hai intenzione di combinare? Non so fatti sua, scusi, eh. Che so, sto comportamento oltraggioso nei confronti del piccolo Tom. Allora, dov'è la chiave? Ritrovare un po' di chiavi. Allora, vediamo un po'. Da qua si scende. Mi sa che sì, ci sarebbe una chiave. Solo che dov'è? Eccola lì. Abbiamo trovato una chiave. Saliamo su. Vediamo se riusciamo a prendere anche l'altra. Eccola lì. Così eventualmente abbiamo due chiavi di ferro per aprire qualcosa. Non saprei. Allora, vediamo un po' di fare. Riusciamo a saltare? Sì, ottimo. Intanto abbiamo anche salvato. Vediamo un po' di fare qualcosa. Ci facciamo un giro per questo villaggio. Da qua si può scendere in modo abbastanza innaturale. Però qua c'è qualcosa. Vediamo se possiamo aprirlo. Chestby Moin! Ok. 50. Cacciatori di tesori. Trofeo d'argento preso. Bene così. Allora, c'è altra gente che chiede aiuto, a quanto pare. Uno è da questa parte. Quindi andiamo. Vediamo un po' cosa vuole lui. Parliamoci. Raul, di notte sento gli ululati dei lupi, non mi fanno chiudere occhio, sono contento che non dormo, sono settimane che non dormo. I lupi ululano continuamente giorno e notte, ho bisogno di dormire, potresti andare là fuori a risolvere questa situazione per dimostrarmi che ci sei riuscito, portami una pelle di lupo. Va bene, altra missione presa, che sollievo, grazie, grazie, ci andrei io, ma brandire la spada non è, quando si è così stanchi è una buona idea. Sì, come no. 12 pelli di lupi, di lupo addirittura dobbiamo raccogliere. Vediamo se questa l'apriamo intanto. No, ci serve una chiave di bronzo. Allora, ci sarebbe un'altra missione che ci aspetta in realtà.
Però vediamo un attimo perché ci dovrebbe essere un'altra chiave. Dovrebbe essere qua su. Ce la facciamo? Mamma mia, che volo, Tom. Guarda, non me lo sarei aspettato. Bellissimo, davvero bello. Vabbè. Chiave di bronzo presa. Siamo davvero grandiosi a fare questi voli, eh. Allora, vediamo un po'. L'altra missione mi sa che ce la dà il signore qui. Vediamo un po', parliamoci. Le gemme mi appassionano. Questo è Onwi. Credo che siano più potenti di quanto la gente si immagini. Un giorno ne avrò una collezione immensa. Forse un modo per aiutarmi c'è. Sto raccogliendo gemme di tutti i colori, me ne manca solo una blu. Credo si chiami Zaffiro. Se ne trovi una, me lo porti? Va bene. Fantastico, e quando scoprirò il potere di quella gemma te ne metterò a corrente. Bene. Sei Zaffiro, non ne volevi soltanto uno. Vabbè. Comunque abbiamo preso un'altra missione, ci facciamo ancora un po' di giretti qui, salvando anche, diciamo. E vediamo un po' di andare da qualche parte perché dobbiamo comunque completarle queste missioni. Quindi da dove si esce di qua? Questo è bello. Si andrà di qua forse verso l'uscita, anche se qua non vedo uscite, ma più che altro bauli. Saltiamo. Qua ci sono bauli messi in questo modo. Vediamo se li possiamo aprire. Ok, vediamo lui. Ok, perfetto. 20 di oro. Qui. Oh, love me some loot. Oh. Vabbè. Era contento. Però noi dobbiamo andare a fare altro. Quindi ce ne dobbiamo andare da qui. Quindi andiamo, torniamo giù e scendiamo. Allora, si dovrebbe scendere. Penso da questa parte. Sì, vediamo un po'. Anche perché ovviamente dobbiamo fare altro, quindi vediamo. Andiamo di qua. Ok, vediamo un po' dove possiamo andare. Qua, l'uscita, ok. Ok, allora. Ci sono dei punti. Là c'è un ragno. Però qua c'è. Ah, raccogliamo. Ok, qua sono le erbe curative. Quindi iniziamo a raccoglierle, visto che ce li segna. Qua ce n'è un'altra. Ok, allora selezioniamo come missione innanzitutto. Quindi 10 erbe curative, ne abbiamo già prese due. Ok, ce ne sono altre da prendere, ma dobbiamo superare. Oh, ce n'è un'altra di là, mi sa. Eccola qua. Qua ce n'è un'altra. Prendiamo ovviamente perché in questo modo riusciamo a completare subito questa missione. Allora, altre dove sono? Dobbiamo superare il ponte, anche se ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra da questa parte. Però dobbiamo combattere il ragno. Combattiamo, va. Ok. Ok, fatto fuori abbastanza facilmente. Nel combattimento. Ok. Ho preso anche le ricompense. Andiamo avanti. Qua ci dovrebbe essere un'altra erba, appunto, che prendiamo. Siamo a 5, ne abbiamo prese metà. Qua ci sono queste, vediamo un po' se ne apriamo qualcuna. Questa no. Serve una chiave di ferro. Vediamo questa. Niente, non abbiamo. Oh, di regola qua non ci abbiamo più niente, nel senso che le erbe sono da tutt'altra parte. Infatti sono da quella parte, però possiamo saltare volendo, no? E andare direttamente di là.
Ok, facciamo così. Allora, erbe sono da questa parte. E abbiamo un altro combattimento. Ok. Via. Abbiamo vinto, ottimo così. Abbiamo preso anche un po' di oro. E raccogliamo anche questa erba. Ok, ce ne sono un bel po' anche qua. Ok, ce n'è un'altra qui. 8. Ok. Allora, le altre dove sono? Da quella parte. Ok. Ovviamente c'è il ragno pronto a combatterci, però vediamo un po'. Ok. Niente, dobbiamo combattere, vabbè. Ok, sconfitto il ragno. Cominciamo ad essere abbastanza forti, eh. Ok. L'ultimo, perfetto. E ce lo prendiamo. Raccogliamo. Le abbiamo trovate tutte. Lo possiamo aprire? No. Allora, io direi a questo punto di andare alla mappa e di ritornare qui. Sì, facciamo subito un viaggio rapido, torniamo in quella zona, abbiamo completato la missione. E era lui la missione? Ehi, hai trovato l'erba curativa, potrò finalmente preparare la pozione per la mia mamma, sei un vero eroe. Ok. Abbiamo preso un po' di cose, ragazzi, abbiamo fatto una bella missione. L'abbiamo completata. E allora, possiamo anche migliorarci per quanto riguarda le abilità. Allora, andando alle abilità, abbiamo 68 punti, quindi vorrei aumentare questo, però allora, questo si congela quando attacca, si applica il fuoco sui 300 nemici più prossimi, infliggendo lo status in fiamme su tutti i nemici presenti in tali... Questa non sarebbe male, questa abilità. Visto che abbiamo la spada, sarebbe molto utile, devo dire la verità. Quindi ce l'andiamo a mettere, visto che abbiamo preso tutto questo. Ok. Così siamo messi molto bene. Allora, io direi che a questo punto, ragazzi, torniamo giù. Andiamo a continuare a vedere di fare più missioni possibili. Questa è stata raggiunta. Abbiamo, diciamo, preso l'erba curativa. Ma ovviamente non abbiamo fatto ancora niente le altre di missioni. Quindi ritorniamo e usciamo di nuovo fuori. E vediamo un po' che cosa ci tocca eventualmente affrontare. Ok, andiamo da questa parte, superiamo il ponte. Anche perché dobbiamo un po' vedere di... Ah, ok, da qua si va verso che non possiamo andare. Quindi ci dovremmo andare da questa parte, credo. Ok, andiamo di qua. Attenzione! Che è successo? Ah, ok, mi sa che mi sono fatto male cadendo, bene. Però di qua mi sa che non si... Ah, non si può andare, ok, perfetto. Non si può andare. Ah, ok, guarda, come vola il nostro ragazzone qui. Andiamo da questa parte, va. Vediamo cosa ci troviamo. Qua dovremmo saltare, penso, Niente, siamo morti. Allora, da dove possiamo andare? Vediamo di qua. Se saltiamo di qua, da qua non si può andare, mi sa, è inutile andarci. Di là non si può assolutamente andare, allora. Vediamo un po' allora dove poterci dirigere.
Saliamo di qua. Di qua ci siamo già stati. Ma non è che ci sia molta strada da fare. Anche perché la zona c'è un combattimento di là, magari l'andiamo a fare. Andiamo a fare questo combattimento, ragazzi, eh. Aia, mi hai fatto male. Take that, vile spider insect creature. Ok. Ok, abbiamo preso qualcosa. E va bene così. Allora, detto questo, visto che questa zona mi sembra che non ci sia nient'altro da affrontare, facciamo una cosa, ragazzi, visto che lo possiamo fare, andiamo qui, quindi un pochino più lontano, perché abbiamo un po' di missioni da fare, e visto che ne abbiamo anche prese un bel po', anche per vedere se ce ne sono altre qui, quindi andiamo a vedere. Allora, qua avevamo affrontato il drago, se non vado errato. Il cavo ferno. Quindi qua non c'era manco bisogno di fermarsi, in realtà. Però là c'è un combattimento che si può fare e magari lo facciamo. Vediamo. Di qua anche se andrebbe da qualche parte, però ci siamo già passati di qua invece no. Quindi a questo giro affrontiamo questo ragno e vediamo. Take that, vile spider insect creature. Ok, sconfitto abbastanza facilmente. Ok, vediamo, proseguiamo su questa strada. Allora, di qua non si può andare. Ah, di qua, ok. Qua ci sono altri nemici. Qua vediamo un po' di affrontarli con tutta calma, eh. On them deliver. Ok. Dai, dai, attaccate. I'm feeling better already. No, e cuvati. No. All better. Ok. Attaccato. Dai, dai, attacca. Muovi, dai. Ok. Give up, boy. Ok.
combattimento abbastanza... Ok, abbiamo vinto. Però abbastanza pericoloso, eh. Ok. Ci ha dato anche una pozione curativa, però... Non è che abbiamo combattuto davvero bene, eh. Allora, di qua si va da quella parte. E l'avevamo già fatto, quindi vediamo da questa parte. E deve... Oh. Bene, quindi dobbiamo andare da quella parte. Immagino che se saltiamo di qua non ce la facciamo. Di là neanche. Di qua però non si torna indietro. Di qua purtroppo... Non so se col salto non penso di farcela. Là ci sono anche i lupi. Vediamo, ma non è proprio la strada giusta in realtà. Non è proprio la strada giusta questa. E infatti siamo morti. Ok, cioè, era soltanto una prova. Era soltanto una prova. Allora, torniamo indietro. Di qua no. Torniamo di qua. Che purtroppo dovremmo trovare la strada per andare di là. A meno che non torniamo a un altro falò. Facciamo così, torniamo all'altro falò. A uno più indietro, quindi magari torniamo qui. E vediamo. Vediamo ragazzi, eh. Perché i nemici da affrontare ce ne sono. Ok, penso aver fatto bene. Qualcosa c'è anche qui. Ok, dovremmo andare da quella parte, a quanto pare. Ci sono anche i goblin. Allora, scendiamo di qua. E risaliamo di qua. Ci sono i goblin. Li affrontiamo. Ah. Ah, mi ha fatto male quello, eh. Ok. No, ti devi spostare però, top. Così. Vai, chiamiamoli, va. Vieni, vieni. Dateci una mano. Sheesh. Ok, okay, almeno l'abbiamo sconfitti. Ok. Pozione curativa, pietra luccicante. Allora, di regola stiamo facendo la missione. Bersaglio dei lupi, ancora niente. 12 pelli, pietra luccicante. Ne abbiamo 3 a questo punto. Raccogli 6 zaffiri sconfiggendo un bandito. Che però ci hanno dato uno solo per adesso. 8 anelli da dove? Ok, allora. Di regola c'è un altro da combattere, che è il ragno. Non che ci interessi più di tanto. Però se ti sposti... Ok, sconfitto. Ok, non abbiamo preso molto. Allora... Di qua di regola non ci sono altri combattimenti da affrontare. C'è l'altro ragno dall'altra parte. Magari ce l'andiamo a affrontare, vediamo. Niente, non andava, vabbè, quando vuole lui va. Ok, sconfitto. Abbiamo vinto anche questo. Ok. Allora, vediamo un po'. Questa è la strada di prima che avevamo fatto tutto per abbassare e tutto il resto.
Però io direi a questo punto, ragazzi, di andare dall'altra parte, cioè qui. Ce ne stiamo facendo tutti, falò, anche per vedere un po' di affrontare i vari nemici che ci possono essere. Quindi andiamo di qua anche. Anche perché vorrei affrontare qualche lupo che magari ci può dare, diciamo, la possibilità di... Allora, volendo possiamo salire. C'è il ponte. Ok, andiamo di qua. Vai Tom, sali come se non ci fosse un domani. Ripeto, stiamo cercando di fare le missioni. Oh, i banditi, forse qua ricogliamo qualcos'altro. Ok. I'm feeling strong. Ok, uno è morto. Vieni, vieni. Ok, con un colpo l'abbiamo sconfitto, col colpo così. Bene così. Pozione curativa, lo zaffiro. Due pozioni curative. Ok, abbiamo trovato uno zaffiro. Buono così. Quindi abbiamo già fatto un bel po' di cose. Però di regola non è che ci abbiamo da fare altro. Di qua è finita tutta la zona. A questo punto, ragazzi, io direi di fare un ultimo viaggio. Perché comunque nelle missioni noi dobbiamo cercare di prendere un po' di cose. Innanzitutto il bersaglio del cacciatore del lupo della valle. Trova e sconfiggi il lupo della valle oscuro, che ancora non abbiamo trovato. Raccogli 12 pelle di lupo che non abbiamo, 6 pietre luccicanti sconfiggendo il goblin, 6 zaffiri, ne abbiamo già 3, e 8 anelli d'oro sconfiggendo gli scheletri che ancora non abbiamo. Nelle abilità, allora, nelle abilità, vediamo un po', abbiamo 34 punti. Diciamo volendo niente, perché non ci facciamo nulla con 34 punti effettivamente. Perché questo ce ne vogliono 50. Oddio, potremmo aggiungere queste qua. Aumenta di poco le difese di Tom. Quindi mettiamoci questo. Allora, io direi adesso di tornare So where are we nella going? cittadina. Quindi andiamo, torniamo di qua, ragazzi. Lo so che stiamo facendo un po' di passi avanti e indietro, però è normale che sia così. Allora, ce ne devi altro tu, abbiamo già parlato con te, no? Vorrei possedere il tuo coraggio, ma da Ivia proprio non posso allontanarmi per via di mia madre, rimarrebbe completamente sola, va bene. Allora, c'è qualcuno che ci dai un'altra missione, tu scusa? Lals, tutto il racconto colto è andato perso, ma c'è dell'altro da ma c'è dell'altro da mangiare. Le radici di zucca non hanno un gran sapore, ma potresti portarcene lo stesso qualcuno dalla foresta, così avremo qualcosa da mangiare. Ok, ci dà un'altra missione. Per favore, fa presto, se la pancia continua a gorgogliare in questa maniera, presto ci sarà un terremoto. 6 radici di zucca, ci ha dato un'altra missione, tanto per cambiare, siccome non avevamo nessuna. Vabbè, allora ragazzi, io direi che l'episodio non lo facciamo troppo lungo, abbiamo fatto un po' di missioni, ne abbiamo completate, oddio, non è che ne abbiamo completate chissà quanto, però
Ci abbiamo da fare un bel po' di cose. Where to next? Penso che nella foresta c'è da tornare e non solo nella foresta, però vabbè. Io direi che per questo episodio, ragazzi, ci possiamo anche fermare qui. Io spero che vi stia piacendo questa serie di questo titolo, ricordo un titolo indie. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi anche al canale, seguitemi sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch e sulla mia pagina di Facebook. Il link li trovate tutti in descrizione. Il tizio qua si mette davanti, tanto perché vuole essere al centro dell'attenzione anche lui, quindi ci spostiamo di qua. Quindi ragazzi, detto questo, mi raccomando, ci vediamo al prossimo episodio di Beast Quest. Ciao a tutti ragazzi!